Happy Cats! Siamo dolci gattini! Io lo sono di più! Miwau! Tutti al circo! Un giorno i dolci gattini decisero di dar vita a un circo tutto loro. Io farò le acrobazie con la mia bicicletta! Io l'equilibrista sulla corda! E io voglio fare il clown! E io farò il giocoliere! E io il prestigiatore! E io... voglio anch'io camminare sulla corda come un acrobata! Ma abbiamo già Tortina che lo farà! Non potete camminare tutte e due sulla corda allo stesso tempo! Vi dareste fastidio a vicenda! Beh, è semplice. Tu potresti fare da assistente al mago Nerino. Ma a Nerino piace spaventare gli altri e io non voglio tirar fuori dal cilindro delle cose disgustose come un insetto. Io so di chi abbiamo bisogno, di un addestratore di animali. Oh, ecco, posso fare quello. Bene, e ora prepariamo lo spettacolo, uno spettacolo che sicuramente sarà... Fantastico! Miwau, 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 miwau! Sì! Per fare l'addestratrice, però, mi serve un animale da ammaestrare. Ehi, salta nel cerchio! L'uccellino, però, aveva troppo da fare. E salta! La talpa era troppo timida e la lumaca troppo pigra. Dai, muoviti, salta subito dentro al cerchio. La nostra addestratrice si sta dando da fare. Sì, ma non riesco a combinare niente. Io non so addestrare gli animali. Allora potresti esercitarti con me. Dopo aver indossato il cappuccio del giaccone invernale, il papà finse di essere un animale selvatico. Avanti, coraggio, devi saltare dentro al cerchio. Forza, hop! Ehi, perché non fai quello che ti dico? Io sono l'addestratrice. Non allontanarti. Adesso o mi ubbidisci o ti metto in castigo in un angolo. Dove vai? Mi servi per il mio numero. Oio. Cosa abbiamo qui sotto? Un animale selvatico? Forse è un po' troppo selvatico, mamma. Non mi ascolta e continua a scappare. Forse prima dovresti diventare sua amica. E come? Lui non capisce quello che dico. Può darsi, ma sono convinta che due cose le capisce di sicuro: l'amore e la gentilezza. Mi è venuta una splendida idea. Farò vedere all'animale selvatico che gli voglio bene. E... Hop! Trattato con gentilezza, il papà leone cominciò ad esibirsi. E nel giro di poco tempo, il numero dell'addestratrice era pronto. Così che il papà mostrò a Chicca che l'unico modo per insegnare qualcosa a qualcuno è con l'amore e la gentilezza. Divertimento sulla neve! Un mattino, mentre nevicava, i dolci gattini non vedevano l'ora di uscire a giocare sugli slittini e sullo scivolo. Oh, buongiorno, dolci gattini! Dove andate di bello a quest'ora? Fuori a giocare sullo scivolo! Avendo nevicato tutta la notte, però, lo scivolo era completamente ricoperto di neve. Ragazzi, che fine ha fatto lo scivolo?
scivolo. È qui sotto, tanto vale usare la montagnetta che si è creata. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Inizia lo spasso! Ma gli slittini affondarono nella neve fresca. Così è molto più difficile che sullo scivolo. Da qui sotto riesco anche a vederlo. Coraggio, liberiamolo dalla neve, sarà facile. Mettiamoci al lavoro. Ma togliere la neve si rivelò più faticoso del previsto. Prima che lo liberiamo dalla neve sarai stati. Papà! Ci aiuti a togliere la neve che copre lo scivolo? Certo, sarò felice di farlo, non appena finisco di guardare questa emozionante gara di snowboard. E il numero 3 scende come una scheggia sulla pista innevata. Che spettacolo! Bello, anch'io voglio usare lo snowboard. Cookie, per lo snowboard ci vuole una pista molto più larga. Il nostro scivolo non è abbastanza grande. Al momento non abbiamo neanche lo scivolo. Mamma, mamma! Ci aiuti a togliere la neve che ricopre tutto lo scivolo? Scusatemi, ma sono già in ritardo per la palestra. Se lo scivolo è coperto dalla neve, perché non giocate a qualcos'altro? Ma i dolci gattini non volevano giocare a qualcos'altro. Ho sentito dire che se metti il sale sulla neve, questa si scioglie all'istante. Già, e se il sale scioglie anche lo scivolo? Perché allora non proviamo con una ruspa? Così sarà libero in un battibaleno! Credo che la ruspa spazzerebbe via tutto, non solo la neve. Ehi, lo scivolo! Sapete cosa ci serve? Un'enorme palla di neve che spingeremo giù dalla montagnetta per liberare lo scivolo! È un'ottima idea! Adesso abbiamo una grossa palla di neve. Ora dobbiamo solo portarla in cima. Spingiamo, spingiamo, spingiamo. Chi bussa? Che strano, non c'è nessuno. Adesso c'era ancora più neve a coprire lo scivolo. Neanche con la ruspa possiamo spostare questa enorme montagna. Mi è venuta un'idea grandiosa. Salite ad aiutarmi, per favore. Ehi, quello è lo snowboard di papà. I dolci gattini scoprirono che lo snowboard era perfetto per andare sulla neve fresca. Sì! Oh, wow! Oh, wow! Wow! Purtroppo la mia lezione in palestra è stata rimandata, ma sarà più divertente giocare con voi. Scusa, tesoro. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Questa montagna di neve è l'ideale per lo snowboard. Adesso il papà vi fa vedere quanto è bravo. Sulle discese innevate ci si diverte un mondo. E ci si diverte ancora di più se a giocare è tutta la famiglia. Sogni a richiesta. Un mattino i gattini si raccontarono cosa avevano sognato di notte. Stanotte ho sognato che andavo in barca a vela su un piccolo fiume. Io ho sognato che mi provavo un bellissimo vestito. E io che mangiavo una caramella più grande della mia testa. Non sarebbe forte se ognuno pensasse ad una cosa e questa poi la sognassimo di notte? Non so se è possibile, però possiamo sempre provare. Se funzionasse davvero, potremmo sognare tutto quello che vogliamo ogni notte. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow. Io vorrei sognare di navigare su una nave gigantesca nell'oceano. E io di essere una principessa in un bel castello. Io vorrei sognare tante specie diverse di farfalle. Quella notte i gattini misero i disegni sotto i cuscini.
Ora della favola! Stasera vi leggerò Il gatto con gli stivali, dove il protagonista è un famoso gatto. Ciao, è mattino, vero? Sì, almeno così sembra. La mia idea non ha funzionato per niente. Ho sognato che prendevo degli stivali mentre pescavo. Non ha funzionato neanche per me. Sì, insomma, nel mio sogno ero una principessa, però vivevo in un grande stivale. È colpa del libro che ci ha letto papà ieri sera. Il gatto con gli stivali. Hai sognato anche tu gli stivali? E come? Ho sognato che portavo degli strani stivali pieni di caramelle. Budino, ma è possibile che in tutti i tuoi sogni ci sia sempre da mangiare? Che posso dire? Forse faccio questi sogni perché prima di addormentarmi penso sempre a mangiare. Budino, sei un genio! Dobbiamo concentrarci tutto il giorno sui sogni che vogliamo fare. Così i dolci gattini passarono tutta la giornata a pensare a quello che volevano vedere nei sogni. Una principessa! Una principessa! Una nave grande e veloce! Una nave grande e veloce! Farfalle colorate! Farfalle colorate! Tante farfalle colorate! E quando giunse l'ora della favola della buonanotte... È ora della favola! Stasera c'è Cappuccetto Rosso! No, grazie! Grazie. Buonanotte! Papà. Sono una principessa! Farfalle. Nave gigante! Sono una principessa! Farfalle nave gigante! Colorate. Grazie tante! Mi hai fatto sognare le farfalle tutta la notte! Beh, invece io ho sognato tutta la notte di essere una principessa! E io ho sognato che ero su una nave gigantesca che aveva delle ali di farfalla! I sogni si sono mescolati perché ci siamo ascoltati mentre ne parlavamo! Ho un'idea! Dobbiamo cercare di non parlare di cosa vorremmo sognare, così non ci influenzeremo a vicenda! I gattini si impegnarono così tanto a concentrarsi sui sogni che alla fine della giornata erano esausti e quando si addormentarono erano troppo stanchi per fare dei sogni. Ieri non abbiamo fatto altro che pensare a quali sogni avremmo voluto fare di notte e alla fine non abbiamo sognato proprio niente. Non riesco a capire perché non possiamo fare sogni su richiesta. Ah, forse perché è semplicemente impossibile. I nostri sogni sono una misteriosa e affascinante sorpresa. È questo che li rende meravigliosi. E per fare sogni sempre intensi e interessanti, dobbiamo fare tante cose divertenti ogni giorno e raccogliere tantissime esperienze diverse. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! I gattini trovarono tante cose utili e interessanti da fare tutto il giorno e dopo aver raccolto tutte quelle esperienze si addormentarono subito. E tutti e tre fecero sogni sulle esperienze uniche e affascinanti che avevano vissuto durante la giornata. Lo spaventapasseri. Un giorno i dolci gattini andarono a trovare la nonna. State lontano, uccellini! Ah, ecco fatto! Ho piantato tutti i semi. Presto avremo un orticello pieno di belle carote. Sciò, 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 sciò! Nonna, perché hai cacciato quei poveri uccellini? Hanno forse fatto qualcosa di male? Beh, diciamo di sì. Devo cacciarli perché altrimenti si mangerebbero tutti i semi che ho piantato. E se li lasciassi fare, oh, sciò! Non avrei mai un orticello. Oh! Aiutiamo la nonna a difendere il suo orto dai ladri di semi. Ci sto! Mi sembra un'idea grandiosa, sarà... Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Grazie per l'aiuto, miei dolci gattini. Vado a preparare il pranzo. Per i gattini era facile cacciare via gli uccellini. Ma poco dopo, questi ritornavano. È stancante
dovete correre avanti e indietro. Beh, allora potremmo restare fermi qui. Se ci vedranno, probabilmente non torneranno. Non ci penso proprio. Vorresti restare qui tutto il giorno? Sai che noia! E se disegnassimo le nostre facce e le piantassimo dove siamo adesso, gli uccellini penseranno che siamo noi e staranno lontani dall'orto. Chicca fece tre bellissimi ritratti di sé e dei fratelli. Ma ahimè, i disegni non spaventarono affatto gli uccellini. Ehi! Ciao, uccellini! Gli uccelli devono aver capito che questi sono semplici disegni, perciò non ne hanno paura. Dovremmo costruire qualcosa che assomiglia a un gattino spaventoso. Dai, proviamo! Certo, ma deve terrorizzare gli uccellini così tanto da non farli più avvicinare. I gattini trovarono molte cose nel giardino della nonna e costruirono un terribile spaventapasseri. Hanno avuto davvero paura! Per tutti i gatti, e tu chi sei? Che cosa ci fai nel mio orto? Parla o chiamerò la polizia! Tranquilla, nonna, è solo il nostro super mitico spaventapasseri. Manderà via qualsiasi uccello osi entrare nel tuo orto. È un'idea meravigliosa, gattini. Oh, ma spaventa molto anche le nonne. Non mi va di avere quella cosa sempre davanti agli occhi. Deve pure esserci un modo meno spaventoso per difendere i semi. Potremmo ricoprire il terreno, così gli uccellini non riusciranno a raggiungere i semi. Ma poi come faranno le carote a crescere? Non avrebbero né aria né luce. Potremmo mettere un gigantesco ventilatore che spazzi via tutti gli uccellini. E poi come farebbe la nonna ad annaffiare l'orto? No, aria con gli uccellini! Il nostro spaventapasseri non funziona! Oh, mamma! Possibile che non ci sia niente che li spaventi davvero? Un momento, forse ho la soluzione giusta! Gli uccellini hanno paura della girandola! Le girandole girano di continuo e fanno anche rumore! Ecco che cosa serve all'orto della nonna! Tesorini miei, venite, il pranzo è pronto! Oh, guardate che meraviglia! Nonna, hai visto cosa abbiamo fatto? Ti presento le nostre girandole spaventapasseri! Non avrei mai immaginato di poter spaventare gli uccellini con qualcosa di tanto bello! Piccoli miei, siete i gattini più intelligenti del mondo! Mi dispiace per gli uccellini, se non potranno mangiare i semi avranno fame. Possiamo aiutarli noi, perché non diamo loro da mangiare qualche briciola di pane? Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Grazie ai dolci gattini, i semi della nonna erano al sicuro e gli uccellini avevano qualcosa da mangiare. Il tesoro dell'antico Egitto. Un giorno il papà andò a prendere Budino a scuola. Ciao Budino, bentornato a casa. Com'è andata oggi a scuola? Per il fine settimana mi hanno dato un compito. Devo scrivere una relazione sull'antico Egitto. Davvero interessante! Non credo proprio. Quanto ci sarà da dire sull'Egitto? Ci sono solo piramidi e sabbia, punto! Non dimenticare le palme, mi raccomando! Invece l'antico Egitto è un argomento affascinante. Tanto per cominciare, gli antichi egizi credevano che i gatti portassero fortuna. Veramente? E le piramidi contengono tesori preziosi molto difficili da trovare, perché è facile perdersi in tutte quelle gallerie. Forte! Che cosa ne dite di partire domani per una bella spedizione nell'antico Egitto? Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Qualcuno spenga la sveglia, è iniziato il weekend e non dobbiamo alzarci per andare a scuola. In piedi, gattini! Avete dimenticato che oggi andiamo tutti a esplorare l'antico Egitto? Buongiorno, mamma! Lo sai che vestita così sei bellissima? Ti ringrazio. Mi sono vestita come la regina Cleopatra, che è considerata la donna più bella dell'antico Egitto. Quell'immagine è troppo buffa. La testa è di profilo, mentre il corpo è disegnato di fronte. Perché c'erano delle regole per disegnare. Tutti dovevano rispettarle. Non era permesso disegnare in modo diverso. La persona più importante veniva disegnata più grande. Vi faccio un esempio. Un guerriero era disegnato più grande di un uomo comune.
Il più importante, quindi il più grande di tutti, era il faraone, il re dell'Egitto. Le piramidi furono costruite innanzitutto per i faraoni. Al loro interno ci sono delle camere piene di tesori e mummie. Ecco per voi una mappa del tesoro. Fantastico! Nell'antico Egitto, invece di usare lettere e parole, scrivevano con i geroglifici. Oh, hai detto geroglifici? Che parola difficile! È un tipo di scrittura che usa i disegni. Cercate i geroglifici che significano buona fortuna. Vi indicheranno la strada. Fantastico! Sì! Venite, cerchiamo subito il tesoro! Ok, la mamma ha detto di cercare il geroglifico che indica buona fortuna. Ma che disegno dobbiamo cercare? Che cosa ne dite di questo qui? Gli antichi egizi credevano che i gatti portassero fortuna. L'ha detto la mamma, ricordate? Forse ho capito quello che dobbiamo fare. Seguiamo i disegni dei gatti sulla mappa. Scommetto che in questo modo troveremo il tesoro. Evviva! Abbiamo trovato il tesoro della piramide! Non vedo l'ora di scoprire che cos'è. Dai, apriamolo! Ma un momento, chi è quello che sta sdraiato sul mio letto? Ciao, nonnino, come mai ti sei completamente avvolto nella carta igienica? Guarda che io non sono tuo nonno, sono una vera mummia egizia. E faccio la guardia al tesoro del faraone. Scappiamo! Tu stai fermo lì. Ti aiutiamo noi, nonno, sei una mummia fantastica. La nostra emozionante esplorazione dell'antico Egitto è arrivata a conclusione. È stata molto divertente e interessante. Ora ho un sacco di cose da scrivere nella relazione. Vi ringrazio tanto. Però avete dimenticato qualcosa. Miei piccoli egittologi, non volete scoprire cosa c'è in quel prezioso forziere? Belli, eh? Sono di legno. Li ho scolpiti io stesso e ne ho anche la prova. Sono dei gattini portafortuna. Sono fantastici! La mamma, il papà e il nonno passarono il resto della giornata a giocare agli antichi egizi con i dolci gattini, i quali scoprirono che qualsiasi materia può essere interessante se si apprende con il gioco. Il pappagallo. Un giorno, papà era tutto preso, come al solito, a sognare una nuova ricetta. E quando sarà cotto a puntino, si toglie il cookie dal forno, lo si decora con una dolcissima chicca e lo si serve con un delizioso budino di lamponi! È una ricetta deliziosa, sarà meglio scriverla! Papà, ci hai chiamati! Budino, dolcissima chicca e cookie! Papà, hai detto per caso che ero al gusto di lamponi? Il vostro papà ha appena inventato la ricetta di un nuovo delizioso dolce. Esatto! Ma prima ho una sorpresa per voi. Indovinate! I vicini sono partiti per un breve viaggio e ci hanno chiesto di badare al loro pappagallo. Davvero? Avremo in casa un vero pappagallo? Fantastico! Miwau, 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 miwau! Uccellino, uccellino! Ho letto da qualche parte che i pappagalli parlano. Questo uccellino sa parlare, ma è fantastico! Avanti, uccellino, di qualcosa! Non essere timido, di qualcosa! Forse non vuole parlare perché si sente chiuso in gabbia. Allora facciamolo uscire! Dai, ti ascoltiamo! Forse ha fame e vuole mangiare! Allora, come si dice? Di grazie! La parola che dovresti dire è grazie! Forse gli piacciono le caramelle. Ne vuoi una, piccolino? No, aspetta, te la do solo se dici per favore. Magari è troppo piccolo e non ha ancora imparato a ripetere le parole. Gliele dovremmo insegnare noi. I dolci gattini pensarono alla parola giusta da insegnare al pappagallo. Secondo me dovremmo insegnargli a dire boh! Così quando i vicini torneranno li potrà spaventare. Come facciamo ad essere sicuri che spaventerà solo loro? E se cominciasse a spaventare tutti quanti? Beh,
magari dovremmo insegnargli a dire qualcosa come complimenti, perché è una parola che tutti amano sentirsi dire. Ma Budino, complimenti si dice quando succede qualcosa di bello, non si usa così a bandera. Complimenti! Complimenti! Dovremmo insegnargli una parola normale e semplice, qualcosa come ciao! Sì, non spaventerà nessuno se dirà ciao! 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 Ma? Ciao! Ciao! Ma? Ciao! 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 Cosa? Per favore, potete andare a giocare da un'altra parte? Ho appena scritto ciao nell'ultimo passo della mia nuova ricetta. Vediamo che cosa dovevo fare dopo aver tolto il cookie caldo dal forno. Si toglie il cookie dal forno, lo si decora con una dolcissima chicca e lo si serve con un delizioso budino di lamponi. L'astuto pappagallo ricordava alla perfezione la ricetta del papà. Grazie, la ricetta era proprio così. Questo dimostra che alla fine tu sai parlare. Grazie, una caramella. Complimenti. Boh. Come mai non hai detto niente quando ti abbiamo chiesto di parlare? Forse perché voi tre avete parlato troppo. E lui non ha avuto modo di intervenire nella conversazione. Siamo molto dispiaciuti. Dovevamo darti il tempo di rispondere, uccellino. Ciao. Buon pomeriggio. Fantastico. Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow. Grazie, Cookie. Grazie, Chicca. Grazie, Budino. Prego, uccellino. Quella sera provarono tutti la nuova ricetta dei biscotti del papà. Il loro amico pappagallo parlò così tanto che stentarono a credere che un tempo fosse stato zitto. La galleria d'arte. Ai gattini era venuta fame a furia di acciuffare farfalle quando a un tratto incontrarono la loro amica Brusca. Ciao. Scusa, cosa stai mangiando? Il pasticcino più buono della storia del mondo. Oh, caspita, possiamo assaggiarne un pochino anche noi tre? Nemmeno per sogno. Se ne volete uno, andate a comprarvelo da soli. Ecco, li vendono laggiù, in quella piccola caffetteria che si trova all'interno della grande galleria d'arte. Oh! Una caffetteria nella galleria d'arte? Per favore, ci puoi dire come si arriva? Ah, va bene, andate sempre dritto. Superate il gatto quadrato, continuate finché non raggiungete il gatto che urla, poi andate a destra fino alla gatta che sorride. Arriverete ad una scultura, il gatto che pensa. Subito dopo la statua c'è la caffetteria e nella caffetteria troverete i pasticcini. Ma non ha alcun senso, che cos'è questo gatto quadrato? Non l'ho capito neanch'io, però ho memorizzato tutto. Corriamo a casa a disegnare una piantina con il percorso. I gattini non vedevano l'ora di avere una mappa che li portasse al tesoro più delizioso del mondo. Possiamo andare a visitare la galleria d'arte? Oh, è bello che abbiate cominciato a nutrire interesse per l'arte, ma sono occupata a preparare il pranzo. Chiedetelo a papà, scommetto che sarà felice di accompagnarvi. L'ha detto la mamma? Ma veramente io sono occupato quanto lei, però se è per amore dell'arte quello che sta facendo può aspettare. Quindi andiamo subito alla galleria d'arte! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! La galleria d'arte era molto grande e conteneva tantissime opere. Allora, gattini, vi insegnerò tutto sull'arte. Qui ci sono quadri importanti come... Ehi, guardate, laggiù c'è il gatto quadrato! Andiamo! È quadrato e molto buio! E così questo è Gatti sulle rocce dell'artista Andy Herbol, eh? Oh, quello è il capolavoro! Dobbiamo trovare il gatto che urla, eccolo là! Oh, questo è un quadro molto famoso, si chiama L'Ululato. Guardate, lì c'è la gatta che sorride. Questa è la gatta Lisa. Vediamo quello cosa dice. Deve essere il gatto che pensa. Ehi, guardate.
pasticcini! Papà, per favore, ci potresti comprare quei pasticcini? Un momento, è questo il motivo per cui siete voluti venire? Brusco aveva ragione, è il miglior pasticcino che abbia mai mangiato. Questo sì che è un vero e proprio capolavoro. Quelli li hanno preparati secondo una mia ricetta. Allora, quando torniamo a casa, ce ne fai altri? Non credo proprio. Devo lavorare. Ho perso tempo per accompagnarvi alla galleria mentre volevate solo dei dolcetti. In fondo avete avuto quello che volevate. Andiamo! Peccato che papà non voglia prepararci altri pasticcini. Mi piacevano davvero tanto. Erano buoni, ma a me è piaciuto anche il gatto che urla. A me è piaciuta la gatta che sorride. Secondo me il gatto quadrato era mitico. Ma papà pensa che a nessuno di noi importi niente dell'arte. Mi è venuta un'idea eccezionale. Ognuno dovrebbe dipingere un quadro per lui. Capirà che la visita alla galleria non è stata una perdita di tempo. E così la camera dei dolci gattini si riempì di artisti laboriosi. Ma che cosa combinate qui dentro? Ma sono quadri meravigliosi! Potremmo appenderli alle pareti e avere la nostra galleria d'arte! Miei dolci gattini, non immaginate quanto mi sia piaciuto ammirare questi quadri! Quindi ho pensato di ringraziarvi a modo mio! I pasticcini! Per i gattini, i pasticcini del papà erano vere opere d'arte. Adesso la nostra casa sembra una grande galleria d'arte con bellissimi quadri alle pareti e una caffetteria di prima qualità! Fantastico! Mi-wow, 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 mi-wow! I pasticcini ebbero un grande successo e tutti trovarono che i quadri dei dolci gattini erano quasi belli quanto le opere autentiche. La giornata del gatto nero. Un giorno i gattini e i loro amici si preparavano a festeggiare la giornata del gatto nero. Eccolo, vi presento il gatto nero della fortuna. Bene, vado a nasconderlo, così possiamo cominciare. Il papà nascose il gatto nero della fortuna in un posto segreto e lasciò in giro degli indizi per aiutare i gattini a ritrovarlo. Allora, gattini, se trovate il gatto nero della fortuna prima delle 6, potrete afferrare la fortuna per la coda proprio come racconta la leggenda. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Guardate! Un'altra! Ah, il gatto nero è qui! Non credo che il gatto nero possa stare in una scatola così piccola. Ma il mio fischietto! È molto carino e anche luccicoso! Pensate che si tratti di un altro indizio? Forse dobbiamo soffiarci dentro! Oh! Ehi, quel fischietto ci serve! È un indizio! Ehi, c'è un altro indizio, i lamponi. C'è una pianta di lamponi nel parco, andiamo a vedere. La caccia al tesoro che il papà aveva organizzato per loro era tutt'altro che facile. Ma dopo molte ricerche, alla fine trovarono l'ultimo indizio. A quanto pare il gatto nero è nascosto da qualche parte in casa nostra. Coraggio, sbrighiamoci! Gattini, aspettate! Ma dov'è Nerino? Ehi, Nerino! Non è che senza volerlo l'abbiamo coperto di sabbia? Forse è stato rapito dalla gazza ladra! Oppure si è perso e non trova più la strada. Miau! Mi è venuta una splendida idea. Dobbiamo andare a cercare insieme Nerino. Se andiamo a cercarlo, non troveremo il gatto nero in tempo. E non afferreremo la fortuna per la coda. Nerino è nostro amico ed è più importante che afferrare la fortuna. Ehi, Nerino!
Aiutatemi, amici, sono bloccato qui sotto e continuo a scivolare. Oh! Afferra la mia mano. Oh, purtroppo non siete riusciti a trovare il gatto nero in tempo. Già, perché Nerino è caduto in un dirupo. Oh, e noi l'abbiamo salvato. Bravi, avete fatto benissimo. Beh, visto che anche il nostro Nerino è un gatto nero e voi l'avete trovato prima delle 6, direi che avete comunque afferrato la fortuna per la coda. Ecco qui il vostro premio: gattini di cioccolato con dentro i biglietti della fortuna. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow. Per favore, mamma, puoi leggere il mio biglietto? Il tuo sarà un anno all'insegna del divertimento. Ti aspettano tantissime attività interessanti. Hai tanti buoni amici che ti staranno sempre vicino. Tutti avevano davanti a loro un bellissimo anno, soprattutto Nerino, perché la fortuna più grande è essere circondati da amici meravigliosi. La confettura di lamponi. Papà portava sempre delle leccornie dalla fabbrica dei dolciumi. Quel giorno ci fu una novità. Alla fabbrica di dolciumi stiamo preparando una nuova torta con una speciale farcitura al cioccolato. Fantastico! Oh, sembra davvero deliziosa. Perché non l'assaggiamo subito? Insieme a una bella tazza di buon tè. La mamma portò la torta in cucina per preparare il tè. Vorremmo aiutarti a fare qualcosa. Per favore, possiamo aiutarti? Ma certamente. Sapete che cosa potreste fare? Prendete la confettura di lamponi. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Le confetture sono su una mensola giù in cantina. Oh, giù in cantina? La mamma teneva tutte le conserve e le confetture in cantina. Ah, cosa stiamo aspettando? Scendiamo! Va bene. Caspita, qui ci sono un sacco di cose interessanti. Vediamo che cosa abbiamo qui. Acetoso, molto acetoso. Beh, è troppo salato. Ma chissà cos'era. La lingua mi va a fuoco. Brucia, brucia, brucia. Non assaggerò nient'altro da questi vasetti. Non dobbiamo assaggiare, ma trovare la confettura. Giusto, la mamma ci ha mandati qui a prendere la confettura di lamponi. Lo so, ma come facciamo a trovarla? I vasi hanno le etichette, basta trovare quella con su i lamponi. Qui ci sono le ciliegie. Sto sciando in cantina! Al galoppo, valigia! Qui ci sono le carote. Ehi, laggiù! Oh? Cosa c'è qui dentro? Mi sembra dei cavolfiori. E in questo vasetto ci sono... Non sono lamponi, ma delle cose molto piccanti. Ci credo che sono piccanti. Sull'etichetta c'è un peperoncino. Ehi, guardate, li ho trovati. Sì, quello è un lampone. Evviva! Missione compiuta! È un'etichetta senza vasetto. Allora non ci resta che trovarne uno in cui manca l'etichetta, giusto? No, 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 no. Ah, sì! Che vaso grande! C'è tanta confettura lì dentro. Ora dobbiamo trovare un modo per portarlo su in cucina. Ma il vaso si rivelò molto pesante. Potremmo metterlo sul lato e farlo rotolare. Ditemi che non si è rotto. È intero. Adesso dobbiamo farlo salire sulle scale. Sarà dura. Urrà! Siamo degli aiutanti perfetti! Ci siamo quasi! Bene, ora dobbiamo iniziare da capo! Magari possiamo mangiare la confettura proprio qui! E poi salire a bere il tè! Già, ma se facessimo come dici tu, mamma e papà resterebbero senza confettura! Allora portiamo qui sotto il tavolo, così faremo merenda in cantina tutti insieme. È un piano perfetto. Basta, non riesco più ad aspettare. Voglio mangiare la torta. Il tavolo risultò essere troppo grande.
Ci servirebbe una porticina più grande. Non riusciremo a mangiare la torta insieme alla confettura e al tè. Mi è appena venuta un'idea grandiosa. Rimettiamo il tavolo in sala, versiamo un po' di confettura qui dentro e portiamola su. Cookie, Chicca, Budino, tesori miei, che dolci! Avete trovato la confettura giù in cantina e avete pensato di portarla di sopra in quella coppa. Già, quella magnifica coppa di confettura farà una gran bella figura sulla tavola vicino alla nuova torta. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! L'avventura in cantina aveva messo appetito ai dolci gattini. La confettura di lamponi e la speciale torta al cioccolato erano quello che ci voleva. Una nuova storia! Un giorno, Chicca, Cookie e Budino volevano che il papà leggesse loro un libro. Un libro dove c'è una bella principessa! E dove ci sono anche tanti pirati! Sì, ma anche tanti, tanti funghi! Abbiamo un libro sulla principessa, e un libro sui pirati, e per finire l'enciclopedia dei funghi. Non voglio sentire un'altra storia che parla di principesse, non ne posso più! E io non voglio sentire un'altra storia sui pirati! Ma il libro sui funghi vi va bene! Oh no, ancora quel libro sui funghi! Voi tre dovreste unirvi e scrivere un libro che parli di una principessa, di pirati e di funghi! Sì, come fanno i veri scrittori! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Inventeremo una storia meravigliosa e il papà ci aiuterà a scriverla, giusto? Ehi! Uffa! Ma a quanto pare scrivere libri non è così facile. Allora, che stiamo aspettando? Idea! No. Ah, ho trovato! No. Non riusciamo a farci venire in mente nessuna idea. Per scrivere un buon libro serve l'ispirazione. L'ispira che cosa? Beh, l'ispirazione è quando non avete idee e poi all'improvviso ne viene una in mente. Ecco, mi è venuta un'idea! Nell'oscuro bosco... Sentite la mia! Tutto comincia sulla luna dove vive il pirata spaziale che... Ci metterei anche una merenda con te! Silenzio! Parlate uno alla volta. Prima comincia uno di voi e gli altri subentrano dopo. Papà ha ragione! Allora comincio io! Nelle profondità del bosco c'era un bel... fungo! Vero? No, ho sbagliato! C'era un bel castello! Dove viveva un'elegante principessa. Nella sua torre guardava dalla finestra. La principessa guardava dalla finestra. Mi piace come inizia. Ora tocca a me. Poi improvvisamente il castello venne attaccato dai... funghi! Non dai funghi, Budino, ma dai pirati. Sì, come vuoi. Yo-ho! I pirati presero il castello e lo portarono sulla loro nave. E mentre guardava dalla finestra, vide un gigantesco... fungo! Un enorme fungo di mare, sì! Ma per favore, perché dovrebbe essere un fungo di mare? Tu hai avuto i tuoi pirati e Chicca la sua principessa, perché io non posso avere i funghi? Allora cosa devo scrivere? Che cosa combinano i miei tesori? I gattini hanno deciso di fare gli scrittori. Già, stiamo cercando qualcosa di incredibile che attacchi la nave dei pirati. Ci serve qualcosa di originale. Ah, sembra divertente. Potresti aprire il barattolo? Potrebbe essere un gigantesco... Oh, magari un fungo. Mamma, è proprio quello che ho detto io. Un fungo che vuole affondare la nave. Su, viriamo a sinistra. No, invece viriamo a destra. Viriamo a sinistra. Viriamo a destra. Viriamo a sinistra. Viriamo a destra. Attenzione, sta arrivando il fungo gigantesco. Pirati, preparatevi a respingere il fungo gigante. Ma il fungo però aveva un gigantesco elmo di metallo, giusto? Ehi! Mi è venuta un'idea bellissima! Dovremmo sconfiggere il fungo lessandolo come in una zuppa, perché i funghi lessi non possono fare proprio niente ad una nave! Così i pirati sconfissero il terribile fungo gigante. Fecero amicizia con la principessa. E viaggiarono insieme vivendo altre stupende avventure per mare. Fine della storia. La principessa, i pirati e il fungo di mare. Una bellissima storia. Mi sembra quasi di sentire il profumo dei funghi lessati. Il profumo che senti è della zuppa di funghi. Piccoli scrittori, è ora del pranzo. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow!
Dopo il delizioso pranzetto, il papà stampò una copia della principessa, il pirata e il gigantesco fungo di mare, un libro scritto dai dolci gattini. Dolci postini! Una bella mattina, il signor postino passava allegramente con il furgone a consegnare pacchi e lettere. Ma qualcosa sembrò andare storto. Siete fermi! Oh no, mi sa che qualcuno non riceverà i pacchi tanto attesi. Scommetto anche che li aspetta con tanta impazienza. Ehi, perché non li consegniamo noi tre? Io ho sempre pensato che sarebbe fantastico fare il postino. Fantastico! Miwau, 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 miwau! Ma l'acqua aveva cancellato gli indirizzi sui pacchi. Come potevano i dolci gattini sapere a chi consegnarli? Mi è venuta un'idea grandiosa! Possiamo indovinare per chi sono i pacchi studiando l'aspetto delle scatole. Questa è una scatola carina, decorata con un bel nastro e un fiocco. A chi piacciono le cose belle? Facile a Tortina! Oh, mamma, è un pacco bellissimo! Questo sembra contenere un maglione bello caldo. Perciò deve essere per Boris. Lui prende sempre il raffreddore. Credo che in questo ci sia un ombrello nero. A chi dei nostri amici piace il colore nero? A Nerino, ovvio! Ma di chi sarà l'ultimo pacco? Forse contiene ingranaggi e bulloni per Leo. O forse una navicella spaziale per Razzo. Per ora mettiamo da parte il pacco misterioso e consegniamo gli altri, d'accordo? I dolci gattini consegnarono prima il pacco a Nerino. Dentro però non c'era un ombrello, ma un tablet, ed era di colore tutt'altro che nero. Il secondo pacco venne consegnato a Boris, destinatario di un bel maglione caldo. Oh no, non è il cappello che desideravo, ne volevo uno con i colori dell'arcobaleno e i campanellini. E Tortina ricevette il pacco decorato con il bel nastro e il fiocco. E questo cos'è? Così mi sembra di essere un clown. Adesso non ci resta che capire a chi va consegnato l'ultimo pacco. Ehi, aspettate! Io non ho ordinato un buffo cappello da clown, io sto aspettando un tablet rosa! E allora chi l'ha ordinato questo buffo cappello? Qualcuno a cui piacciono i clown, giusto? Allora quel gattino è Boris! Ecco finalmente il cappello che volevo! Con questo assomiglio ad un vero clown che fa ridere, giusto? Non vedreste mai una cosa così nera indossata da un clown? Ma indosso a Nerino, sì! Urrà! Il mio maglione! Bello e così tetro! A te sta davvero bene, Nerino! Questo deve essere il tablet che stava aspettando Tortina! Che bello, grazie, Chicca! I dolci gattini consegnarono tutti i pacchi ai legittimi proprietari. Restava ancora la scatola misteriosa. Apriamolo e vediamo cosa contiene, così capiremo chi è il destinatario. No, Cookie, non si apre la posta di qualcun altro. E allora che ne facciamo? Sono stanco di trascinarmelo in giro. Il ritorno del postino fu accolto con gran piacere. Oh, Chicca, Cookie, Budino, mi sono caduti dei pacchi dal furgone. Non è che li avete visti per caso? Oh, ma quello è uno dei pacchi. Ma certo, li abbiamo trovati noi! E li abbiamo consegnati ai legittimi proprietari! Oh, grazie infinite, gattini! Cominciavo quasi a temere di averli persi per sempre! Però non siamo riusciti a capire per chi è questo pacco! Beh, se l'etichetta è sbiadita, utilizziamo il numero sul lato! È il pacco numero 125! Ecco l'indirizzo! Andiamo a consegnare il pacco! Evviva! Bene, siamo arrivati! Oh, ma quella è la nostra casa! Sì, è proprio lei! Ed è anche il luogo in cui va consegnato il pacco! Ci sta dicendo che abbiamo consegnato un pacco a noi stessi! Fantastico! Miwau, 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 miwau! La scatola misteriosa conteneva dei regali da parte della nonna. Che i dolci gattini erano contenti di aver contribuito a portare gioia e felicità ai loro amici e a loro stessi. Sculture di neve. Un giorno, Pittor Gatto organizzò un concorso per la migliore scultura di neve. Il vincitore del concorso riceverà un'intera scatola di deliziosi biscotti. Fantastico! Miwau, 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 miwau!
Guardate la videocamera, sorridete e dite topi! Topi! Laggiù ci sono le vostre pale. Ora, immaginate che la neve sia argilla. Trovate l'ispirazione e scolpite la neve. Cominciate! Io farò un grosso gatto di neve. Io farò un gatto di neve ancora più grosso. Io di più. Anche Boris decise di fare un gatto di neve. E così Leo e Tortina. Di solito le braccia si fanno con dei rametti. Ah! E per fare i bottoni agli occhi si possono usare dei dadi. Io i dadi non ce li ho. Leo, me ne presti qualcuno? Anche me, per favore! Il naso si può fare con una bella pigna. In questo modo. Bene, diamo un'occhiata a tutte queste sculture e vediamo chi vincerà questi deliziosi biscotti. Io! Per prima cosa dobbiamo capire qual è la scultura migliore. Ma quando Pittor Gatto vide la sfilza di gatti molto simili, non seppe come scegliere la scultura migliore. Miau, è un'impresa piuttosto difficile. Il mio gatto di neve sarà il più bianco di tutti. Ma li abbiamo fatti tutti con la neve, quindi sono tutti bianchi. Vediamo se riusciamo a trovare altre differenze. Ma proprio in quel momento ricominciò a nevicare. E un manto di neve bianca ricoprì allo stesso modo le statue e i dolci gattini. Perbacco, c'è neve bianca su ogni cosa, guardate! Ehi, mi hai fatto male! Scusa, pensavo che fossi il mio gatto di neve! Se vogliamo continuare il concorso, voi gattini dovete liberare le vostre sculture dalla neve! Ma liberare le sculture dalla neve era difficile. Ehi, dov'è la mia scultura di neve? Era proprio qui! Il mio gatto di neve è in buono stato! Oh, non più! Questo è tutto quello che resta del mio! Oh no, sono tutti rovinati! Ragazzi, dovremmo fare le sculture in casa, in questo modo la neve non le ricoprirà! Ma Cookie, in casa si scioglierebbero all'istante! Allora dovremmo farle di un altro materiale, come il metallo! Il metallo non si scioglie! Certo, ma poi non sarebbero più sculture di neve, sarebbero più simili a dei robot. Beh, magari potremmo... Non so che dire, so solo che ho tanta fame. Ehi, avete visto, ragazzi? Adesso la scultura di Budino assomiglia a una torta. Hai proprio ragione, Chicca. Manca solo una rosellina sopra. Meravigliosa! Io con la mia neve farò una bellissima corona da principessa. Io farò un razzo spaziale di neve. Io farò un clown di neve. E così ogni dolce gattino fece la propria scultura speciale. Chicca fece il papà, la mamma, Cookie, Budino e se stessa. Bene, adesso le sculture di neve sono tutte diverse e meravigliose e per me è ancora più difficile scegliere la migliore. Credo comunque di aver trovato la risposta. Meritate tutti quanti una scatola di biscotti per le vostre meravigliose sculture. Fantastico, abbiamo vinto! Sono così orgogliosa che abbiate vinto tutti e tre. Quei biscotti sono una mia ricetta. A proposito, credo che stia per cominciare il telegiornale locale. Si è tenuto oggi un concorso di sculture di neve. Cookie, Chicca, Budino, Boris, Leo e Tortina hanno vinto il premio! Complimenti a questi gattini pieni di talento! Siamo in TV! Siamo famosi ora! Le sculture sono piaciute a tutti! A quanto pare il papà aveva avuto la bella idea di portare il video del concorso alla sede del notiziario! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! I dolci gattini condivisero con l'intero paesino le loro sculture e con la loro famiglia i biscotti che avevano vinto. Un giorno, mamma e papà fecero a Cookie, Chicca e Budino un bel regalo con cui giocare a fare finta. Piccoli, guardate cosa abbiamo per voi! Che evviva! C'è il termometro! Anche delle lunghe bende! E un bel cappello! E tutto il necessario per avviare il vostro studio medico e giocare al dottore! Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Io faccio la dottoressa! No, voglio farlo io il dottore! Anch'io! Sì, ma se tutti e tre facciamo i dottori, dove li andiamo a prendere i pazienti? I nostri amici potrebbero fare i pazienti. Mi ciao! Noi giochiamo al
al dottore. Qualcuno di voi si sente male? Sì, sì, io sto molto male. Facciamo visite a domicilio, prendiamo alcune medicine e arriviamo da voi. La marmellata! La prima paziente dei dolci gattini era Tortina. Buongiorno, signora, che cosa si sente? Ho qualcosa che non va alla coda. Secondo me non è abbastanza bella. Bene, stia tranquilla. Posso tagliarle la vecchia coda e cucire al suo posto una bellissima coda di pavone. Semplice! Non mi serve un'altra coda. Voglio un secondo parere medico. Allora, non sento proprio niente. Posso colpirla col martelletto? Mettilo giù! Dovremmo solo avvolgere la coda con alcune bende. Va bene, basta che siano carine. Tante grazie, dottori. Spero che si senta meglio, signora. E tenga a mente che una mela al giorno toglie il medico di torno. Visto che Tortina stava meglio, i dottori andarono a visitare Razzo. C'era tanto vento e non fu una passeggiata molto piacevole. Azzù! Buongiorno, signore, che cosa si sente? Dottori, mi sa tanto che mi sto trasformando in un alieno. Parlo anche come un extraterrestre. A quanto pare lei ha la febbre aliena. Ma noi abbiamo il rimedio perfetto. Prenda questa marmellata di frutti del cosmo. Cura tutte le malattie aliene. Oh no, a quanto pare me la sono mangiata tutta io. Non fa niente, le possiamo fare un'iniezione di marmellata e presto si sentirà di nuovo come un terrestre. A meno che non si trasformi in un cocomero o in un annaffiatoio. No, non voglio fare l'iniezione. Calmi, signore, visto che è un bravo paziente, le do un lecca-lecca alla frutta. E mi raccomando, stia a riposo. Mi sento già molto meglio. Anche Razzo stava meglio. I nostri piccoli dottori pelosi dovevano ancora curare Boris. Così corsero sotto la pioggia dal loro paziente. Achoo! Come si sente, signore? Beh, il problema è che mi sento molto molto triste quando fuori piove e il cielo è tutto grigio. Magari basterà solo arricciarle i baffi. No, no, lascia stare i miei baffi. In realtà mi fa male la pancia. Oh, ma certo! Achoo! Che strano! Achoo! Sì, sembra che lei abbia ingoiato un'elica, anzi credo sia qualcosa di più grande. È la tua pancia, brontola per tutta la marmellata che ti sei mangiato. Sì, hai ragione, la mia pancia che borbotta. La sua pancia sarà come nuova dopo un po' di tè e dei biscotti. E legga anche questo libro sui clown, la tirerà su. Oh, i pagliacci li ho sempre trovati grandiosi, adoro i loro nasi rossi. Oh, caspita, anche i vostri nasi sono molto rossi. Mammina! Oh. Abbiamo curato i nostri pazienti! Siete bagnati fradici! Avanti, toglietevi dalla testa questi cappelli zuppi e filate dritti al letto! Vi ho portato una tazza di tè caldo al limone. Bevetela, così domani starete meglio. Dopo una bella notte di sonno, i gattini stavano benone. Buongiorno! Qualcuno ha chiamato il dottore? Io vi ho portato le arance per cominciare bene la giornata. E io ho portato le biglie, così potremo giocare tutti insieme. E io ho portato uno scherzetto per tirarvi su. Uno studio medico non sarebbe completo senza un'ambulanza scattante. Oh, sono un'ambulanza! Ditemi come fa la sirena dell'ambulanza? Fa così! Miwow, 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 miwow! Ai gattini piacque giocare al dottore, ma si divertirono di più a bruciare chili di sana energia giocando con gli amici. Ladra con le ali. Un giorno i dolci gattini giocavano in cameretta come al solito, quando cominciarono a notare qualcosa di strano. Budino, hai visto per caso il mio nuovo fischietto? L'hai preso tu? No, non ce l'ho io. Chicca, il mio fischietto nuovo è sparito. Un momento. Prima devo trovare l'altra mia forcina per i capelli. Niente. Non l'hai presa tu, vero? La mia lente d'ingrandimento è sparita. Chicca, sei stata tu a prenderla. Perché dovrei volere una lente d'ingrandimento? E comunque uno di voi due deve aver preso la mia forcina. Non sono stato io. Io non ho visto né la tua forcina né la tua lente d'ingrandimento, ma voglio il mio fischietto. Chi ha preso la mia forcina? Forza, ridatemi la lente d'ingrandimento. Insomma, che cos'è tutto questo baccano? Chi di voi tre dolci gattini sa dirmi dov'è finito l'altro mio orecchino? Non l'abbiamo preso noi. Ma allora c'è un ladro in casa nostra! Se davvero ci fosse un ladro in casa, probabilmente io l'avrei scoperto!
Che succede? Il mio cucchiaio di gelatina era qui! Dov'è finito? È tutto chiaro! C'è un ladro in casa nostra! Dobbiamo soltanto capire che cosa vuole il ladro, ma prima dobbiamo capire perché ha preso proprio quegli oggetti. Un cucchiaio, un orecchino, una lente di ingrandimento, una forcina e un fischietto. Era un cucchiaio di gelatina, quindi gli piacerà la gelatina. Ovviamente la gelatina piace a tutti e questo non ci aiuta. Ha preso uno dei miei orecchini. E la mia forcina per i capelli. Potrebbe voler dire che il ladro è una femmina, no? Forse ha preso la mia lente di ingrandimento perché non ci vede molto bene. E le piacciono? Gli sport ha preso anche il mio fischietto da arbitro. D'accordo, perciò la nostra ladra è la nonna. Ma certo, beh, la nonna è una donna molto intelligente. Aspetta un momento, non possiamo accusare qualcuno senza prove. Quello che dovremmo fare è mettere delle esche per il ladro. Cosa hanno in comune gli oggetti rubati? Di certo una cosa, luccicano tutti quanti. La chiave dell'auto di papà luccicava, quindi la usarono come esca. Tutti trattennero il fiato e aspettarono di vedere chi fosse il ladro. Pare il furfante è una gazza ladra! Oh, non fatela volare via con la chiave della mia macchina! Grandioso! Ora come ci vado a lavorare senza l'auto? Calma, tesoro! Niente panico! Forse io lo so dove si trovano gli oggetti rubati. Ma guardate, qui dentro c'è un vero e proprio tesoro! A quanto pare non siamo state le sole vittime di questa ladra! I gattini chiamarono i vicini di casa, che accorsero quando seppero che il ladro era stato acciuffato. Tutti avevano perso oggetti luccicanti. Restano soltanto le nostre cose. Ecco qui il tuo orecchino. La tua lente, Budino. La tua forcina. E il fischietto. La mia chiave è il mio cucchiaio. Il mistero è risolto. Torniamo a casa. Oh. Mi dispiace per la gazza. Le piacciono tanto gli oggetti che luccicano e noi ce li siamo ripresi tutti. Ehi, mi è venuta un'idea. Perché non troviamo tanti altri oggetti luccicanti che la gazza si possa tenere? Così avrebbe degli oggetti luccicanti tutti per lei e nessuno proverebbe mai a riprenderli. Fantastico! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! E così i dolci gattini lasciarono un bel tappo di bottiglia luccicante per la gazza. E grazie alla ladra con le ali, impararono che bisogna sempre capire come stanno le cose prima di accusare qualcuno, specialmente la propria nonna.